per rimanere un po' sul tema cucina, apposo, cibo, perché ha appena scritto un libro per Mondadori. Poi un medico che ci suggerirà un digestivo. La dieta fast and relax, magari può suggerirci Rosanna Lambertucci. Beh, come fare per è un'esperta vera. Non essere, no, troppo appesantiti dal cibo, per mangiare senza fare delle diete, quelle dove non mangi niente, tre giorni dopo recuperi tutto. Buonasera Rosanna Lambertucci. Salve. Buonasera, buonasera. Maurizio, grazie di aver detto una cosa che mi fa molto piacere, specialmente detta da te. Veramente sono talmente tanti anni che faccio tanti queste cose che alla fine sei forse l'autrice che lo fa da più anni, Beh, guarda Maurizio, ho cominciato, pensa che l'anno prossimo festeggio 40 anni di carriera, quindi poi verrò da te a raccontarti tante cose inedite che non ho mai raccontato a nessuno. Ah, che cosa, quando ti è andato male un soffritto, che dimmene una. No, ma a te ti piacciono di più le cose personali che quelle del soffritto. Sì, è verissimo. Comunque, è vero, a te ti piace l'anima, ti piace è vero. Dentro, dentro. E dimmene una. Beh, adesso non te la posso dire, se no poi dopo non mi inviti. E quindi... furba, Lambertucci è furba. No, Lambertucci, beh, caro mio, che dobbiamo darci da fare. Adesso comunque invece ti voglio dire una cosa molto molto seria, veramente, che in questo libro non è soltanto una dieta dimagrante, questo libro è un lavoro che è stato fatto intanto da un diabetologo, endocrinologo, nutrizionista clinico, quindi non è soltanto per perdere peso, per essere diciamo più belli. Anche relax. È anche relax, e sai perché Maurizio? Perché praticamente la dieta fast significa veloce ma senza stress, rilassandosi, perché esatto, è stato studiato. Veloce, non quelle diete angosciose che fanno star male. Bravo, vedo che perfettamente sei entrato nello spirito di questo lavoro. Lo sa, ma nella vita io sto a dieta. Sei un esperto anche tu. E allora tu forse sei veramente quello che può capire bene questo lavoro. Sono assolutamente 5 settimane. Sì. Sono tutte tabelle che ti dicono dalla mattina a, diciamo, alla sera quello che devi mangiare, quindi intanto tu ti scarichi della responsabilità di fare delle scelte, perché il menù è tutto preparato, ci sono una serie di ricette che vanno anche di cose semplici ma buone, non so, la crema di zucca con lo zenzero per esempio, che la zucca in questo momento è una cosa molto amata, ma poi la cosa importante è che all'interno c'è una interessantissima intervista a una infettivologa che ha praticamente collaborato molto con la task force del Covid. Perché questo? Perché in realtà si è capito che è molto importante, quando si parla del, diciamo, di questo purtroppo problema che abbiamo vissuto e che speriamo di esserne fuori, ma speriamo bene, e che bisogna non avere, diciamo, delle patologie tipo appunto diabete, ipercolesterolemia, trigliceridi eccetera. E allora lei spiega come questo tipo di dieta, che al di là di essere anche una dieta per perdere peso, ma è una dieta per aiutare il sistema immunitario. Sistema immunitario, immaginiamo che abbiamo un esercitino di soldatini all'interno del nostro corpo, è vero. Che ci tutela dalle aggressioni. Mi ha fatto venire in mente il cartone animato di quando eravamo piccoli, stiamo fatti così, tutti i soldatini che vanno in corsa. Lambertucci fa esempi giusti, perché così è. Allora, in questo libro c'è io voglio dire una cosa, Prosi. Saluto la mia nutrizionista, la dottoressa Sara Farnetti. Ognuno saluta. È una cara amica anche per me, Allora. E devo dire che noi siamo sempre molto, molto d'accordo. Per esempio, pure lei dice che al mattino una fetta di pane tostato con un pochino di olio è un modo intelligente per cominciare la giornata. Quindi diciamo che la saluto anch'io affettuosamente. E tornando, diciamo, al mio libro, ci sono poi anche spiegati i ritmi circadiani, perché è molto importante anche l'ora dei pasti e il rapporto con la melatonina. Perché? Perché quando non si dorme, per esempio, questo periodo nessuno dorme, dormiamo tutti male. Questo è un danno per quando si deve dimagrire, perché purtroppo se non si dorme non si dimagrisce facilmente. Diciamo che è un bel lavoro che penso che possa essere davvero utile. Allora compratelo, andate in libreria,
prendete la dieta Fast and Relax e da Mondadori, autrice Rosanna Lambertucci, per il meglio. Grazie, grazie Maurizio, a presto, ciao, grazie. Ciao Rosanna. Un abbraccio affettuoso, buonasera. Ciao. Grazie. Su R101, facciamo finta che tu